Buongiorno a tutti quanti. La predicazione di oggi è un'altra cosa di quella che doveva essere, perché avevo preparato un'altra cosa, però leggendo in settimana alcuni post, sono stato colpito e volevo condividere con voi le mie riflessioni, piuttosto che una predicazione sono le mie riflessioni però che voglio estendere anche a voi. Allora, come siete messi a voglia di fare? Voglia di fare cose. Vi dico la mia esperienza personale. Personalmente, dopo 2 anni di Covid e adesso con la guerra, non è il momento migliore mio per avere grandi voglia di fare, di produrre, di fare cose. E questo lo riconosco che è un sintomo dell'inizio di una depressione, no? Non vi preoccupate, niente di patologico, no? Quelle depressioni che debbono essere curate con i farmaci, ma semplicemente quella che molto più spesso capita quando vedi che le cose a questo mondo non vanno per il verso giusto, quando le cose sembrano sfuggire di mano a te o ad altri. Questi sono i momenti dove pensi, ma io che faccio o non faccia, che mi impegno o non mi impegni, poi visto quello che succede nel mondo, praticamente cambierà poco se non nulla, tanto non dipende da me. E ci si sente sopraffatti e oppressi perché tanto non dipende da me. Allora, mi è mai capitato adesso, in passato, di avere una sensazione del genere, dove vi siete sentiti affogare spiritualmente, dove sembra che non riesci più a prendere aria, dicendo ma tutto quello che io vedo intorno è tutto sbagliato, ma allora io che ci sto facendo qua? Dove vi sentite oppressi? Ora, la parola oppresso ci dovrebbe far venire in mente un versetto in particolare. Mi dai la prima? Giovanni? Matteo 11 al capitolo 28. Venite a me, abbassi un pochino il volume del microfono, poco, ok? Sì, se no rimbombo. Il versetto sono le parole di Gesù che dice così, Matteo 11, 28. Venite a me, voi tutti che siete affaticati ed oppressi, ed io vi darò riposo. Ora, di che tipo di oppressione stava parlando Gesù? Perché chiaramente stava parlando ai suoi discepoli che li vedeva oppressi da qualcosa. In che contesto sta parlando? Ora Matteo non ce lo dice, però non possiamo sapere in che contesto lo stava dicendo, perché poco prima Matteo aveva scritto queste parole, mi dai la prossima? Ok? Matteo 11, 26. Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti ed agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Ora, la stessa frase, para, o più giù di lì, è contenuta nel Vangelo di Luca, che dice, in quella stessa ora, mosso dallo Spirito Santo, esultò e disse, io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Per cui possiamo essere convinti che è lo stesso episodio. E in questa cosa aggiunge Luca, proprio in quella stessa ora, proprio in quello stesso momento, in quel preciso istante, è lo stesso episodio che cita Matteo. Ma prima che era successo, che cosa c'era? Prima in quella stessa ora. Leggiamo ancora da Luca. Prossima. Ori 70, Luca 10, versetto 17. Ori 70 tornarono pieni di gioia, dicendo, Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Mi sono un pochino strano. Che cosa è successo? Gesù, non so se vi ricordate, aveva preso 70 suoi discepoli, li aveva mandati per campi e per città, dandogli il potere di guarire, di risuscitare i morti, di scacciare i demoni, ed essi erano tornati tutti felici, urlando, dicendo wow, guarda quello che riusciamo a fare con la potenza di Gesù, è vero, funziona davvero. A Gesù perché dovrebbe pensare che questi suoi discepoli sono oppressi? Perché gli dice
si parla di oppressione proprio in quella stessa ora, proprio in quello stesso momento. Perché mai dovrebbero essere oppressi? Gesù glielo spiega proprio al ritorno da questa missione vittoriosa. La prossima, Giovanni, Luca 10 al versetto 20. Ed egli disse loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore, ed ecco, vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Tuttavia, non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Vedete, Gesù sta sottolineando due cose, le ho sottolineate anche io nella diapositiva. La prima è che non era merito loro, perché dice: io vi ho dato il potere, per cui voi non c'entrate praticamente niente con quello che è successo. Quello era il mio potere. La seconda è che vedere l'effetto di quella potenza fosse del tutto secondario a una cosa che invece era primaria. La cosa davvero importante è che dice: rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Dice: guardate, lasciate perdere tutta la potenza che tanto non era la vostra. La cosa per cui dovete gioire è che voi siete capaci di questi perché siete i miei discepoli. Perché i vostri nomi sono scritti nel libro della vita che sta in cielo. Gesù sta dicendo in pratica: non gioite per quello che avete fatto, non è merito vostro, ma gioite perché lo avete fatto poiché siete miei discepoli. Vedete la differenza? Non c'entra niente con quello che avete fatto, la potenza era la mia, significa che voi lo avete fatto perché vi siete messi a disposizione di far transitare la mia potenza nel mondo. Paolo aveva ben capito tutto questo. Paolo, il grande Paolo, mi dai la prossima, Giovanni? Grande Paolo, chi è stato mai più grande apostolo di Paolo? È quello che si dice che se tu togli al cristianesimo Paolo, il cristianesimo non esiste, perché è stato veramente colui che ha portato il cristianesimo ai confini della terra. E Paolo dice così, Prima Corinzi 15, versetto 9, versetti 9 e 10. Perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono. La grazia sua verso di me non è stata vana, anzi, ho faticato più di tutti loro. Non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Vedete, Paolo dice: non è che ho faticato io, è la grazia di Dio che ha faticato per me. Non so cosa stai pensando adesso, Marco, che c'entra tutto questo con l'inizio, con la depressione e col sentirsi oppressi? Allora, stiamo vivendo da 3 anni un momento molto particolare. Prima il Covid, adesso la guerra. E le sue conseguenze della guerra le vediamo nella tasca di tutti noi. Chi è che ha pagato una bolletta dell'Enel ultimamente? Quello è perché noi abbiamo dei problemi energetici. Una situazione di estrema incertezza dove non sappiamo cosa ci attende domani, e di conseguenza noi spesso stiamo aspettando di uscire, ma dopo il Covid vedrai che fai mettere a posto il Covid e poi farò questo, e poi dopo il Covid, che ancora non è finito, abbiamo pure la guerra, ma dopo la guerra con l'Ucraina vedrai che quando è, allora farò queste cose. Attendiamo per fare acquisti importanti, per decidere il nostro lavoro, reagiamo più che pianificare la nostra vita, ci alziamo e vediamo quello che dobbiamo fare giorno per giorno senza avere un piano a lungo termine. Perché? Perché, per dirla con Lorenzo il Magnifico, nel di man non v'è certezza. E questo accade anche, purtroppo, nella nostra vita di credenti. Rimandiamo le cose, le rimandiamo. Vediamo le necessità in mani del mondo e pensiamo che quello che potremmo fare è ben poca cosa. In fondo, che posso fare io? Rimandiamo a data da destinarsi quando il momento sarà opportuno, perché adesso siamo troppo occupati, perché adesso siamo troppo stanchi, perché adesso siamo troppo preoccupati, perché tanto non dipende da me. E poi ti capita di leggere quelle storie che adesso vi dirò, che parlano non di persone che non hanno aspettato il momento opportuno,
non hanno fatto attese, ma hanno semplicemente, non hanno reagito, ma hanno semplicemente agito. Le storie che adesso vi leggo sono due, entrambe legate all'Ucraina, perché tanto quello c'è attualmente sui media, e giustamente. Una è di una persona che non so se sia credente, non c'è scritto nell'articolo, e di una persona di cui so certamente che è un credente. Viva la prossima. Abbassi un pochino ancora il volume del microfono. Questa bella faccia è quella del vincitore di MasterChef Ucraina. Questo ragazzo si chiama Pavel e aveva vinto MasterChef Ucraina. E dopo quello ha aperto una panetteria, dopo la vittoria con i soldi che ha percepito, ha perso una panetteria. Questo è quello che scrive Pavel. Lui abita a Kherson, che è una città che è stata bombardata. Mentre mi trovavo a Kherson, nella mia città natale, il 24 febbraio, intorno alle 5:45 del mattino, ho avuto la notizia dal mio manager che mi diceva: Pasha, Pavel, è iniziata la guerra. Non riuscivo a pensare lucidamente e mi ricordo che il nostro manager si stava precipitando a tornare a casa dai parenti. Ho controllato i social e ho scoperto che quello che mi diceva era vero. Dalla finestra della mia stanza guardo in direzione della Crimea e guardando fuori ho visto una colonna di fumo. Ho immediatamente chiamato un mio amico che stava lì nei dintorni e mi ha detto che quel posto era completamente distrutto. È stato allora che mi sono reso conto che la guerra era davvero iniziata. Il primo giorno di guerra era una follia totale. I miei genitori si rifiutavano di lasciare le loro case, come gli dicevo io, per raggiungere un luogo più sicuro, perché credevano che presto ci sarebbe stata una tregua o un qualche sviluppo positivo. Poi ho deciso anch'io di restare in città, assieme a mia moglie, nel mio negozio pieno di prodotti che quel giorno non erano stati consegnati. Quando ho raggiunto il negozio, ho notato una fila senza precedenti di persone in attesa di pane. Quel giorno la gente non era andata al lavoro, la città era in preda al panico, la fabbrica del pane non funzionava, nessuno dei negozi era aperto. Ho capito che il pane che la gente aspettava non sarebbe mai arrivato. Non sono un soldato, sono un panettiere, ed è quello che ho deciso di fare. La prima notte, in squadre di 5, abbiamo iniziato a cuocere fino alle 2 del mattino, dormendo sui tavoli di cucina. Tra i continui rumori di sparatori e bombardamenti abbiamo cucinato circa 1000 filoni di pane nelle notti seguenti. Moltissime persone sono venute ad aiutarci donando sale e farina mentre io raccontavo il mio lavoro sui social media. Dopo un po' ho notato che anche 1500 filoni di pane non erano abbastanza, andava tutto immediatamente esaurito. Siamo riusciti a raccogliere fondi sufficienti tramite Instagram per poter avviare una produzione su più ampia scala. Insieme ai fondi abbiamo raccolto 100 tonnellate di cereali e 4 tonnellate di lievito da un uomo d'affari locale che voleva aiutare. Così abbiamo distribuito circa 65.000 filoni di pane alla gente di Kherson. Ci sono due tipi di persone, quelle come me e le altre. Non cerco profitto nella guerra, altri tipi di persone cercano di beneficiare da questi eventi orribili. Alcuni ristoranti hanno congelato i prodotti rimanenti e alla riapertura rivendevano tutto quel cibo allo stesso prezzo. Hanno scelto i profitti agli aiuti umanitari. Io non potevo farlo. Sono l'unico in città ad avere attiva una fornitura di pane. Se non lo faccio io, non c'è nessuno che possa farlo. Questa è la prima storia. E la prossima? La seconda storia è di un credente. E di questa persona è stata detta da una persona che noi conosciamo, non so se ricordate Ruth McCarthy, era la moglie di, come si chiamava il marito? Neil McCarthy, che è stato per quasi un anno qua da noi, ha pure predicato e adesso è pastore in Irlanda. E Ruth McCarthy ha pubblicato sulla sua pagina Facebook questa storia. C'era un signore anziano, che vedete qua, questo è il figlio di Ruth McCarthy con tanto di giacchetto del Barcellona. C'era un signore anziano che conoscevo e si chiamava Walter Burrell, ha lavorato come credente per anni ed anni sulle banchine del porto di Cork in Irlanda. Cork è la città natale del papà di Janet.
Saliva sulle navi, in particolare su quelle dei paesi comunisti, e parlava di Gesù ai lavoratori a bordo. A volte metteva un bel po' di uomini nella sua piccola macchina e se li portava a casa, dove lui e sua moglie davano loro un pasto caldo. A volte li portava a uno studio biblico o a un servizio in chiesa. Preparava anche scatole regalo, molto prima che andasse di moda, e le riempiva di cappelli e guanti che anziane signore lavoravano a maglia per tenere caldi i poveri lavoratori nelle notti fredde. Ha fatto per anni questo. Un giorno di molti anni fa, Walter salì a bordo di una nave che era arrivata nel porto di Cork dall'Ucraina comunista. Incontrò due uomini a bordo con i quali parlò e passò un po' di tempo. Walter condivise con loro come conoscere Dio, come avere una relazione intima con Lui e come essere salvati. Gli uomini tornarono poi a bordo della nave e salparono senza mai più incontrare Walter. Tuttavia, poco dopo, entrambi gli uomini diedero la loro vita a Gesù e furono salvati. Tornarono in Ucraina, si riunirono in una chiesa e crebbero sempre di più nella loro fede e nella loro conoscenza di Dio. Alla fine questi uomini giunsero ad essere credenti maturi e Dio li usò per iniziare davvero molte altre chiese in Ucraina. Grazie a loro migliaia e migliaia di persone misero la loro fiducia in Gesù e divennero cristiani, e tutto attraverso il lavoro fedele, duro e faticoso di un piccolo uomo a Cork, in Irlanda. Perché queste due storie c'entrano con noi? E con il fatto che tanto non dipende da me. Allora, pensate che Pavel avesse mai pensato, quando ha vinto Masterchef Ucraina, che sarebbe stato chiamato a sfamare un'intera città? Pensate che Walter si sarebbe mai aspettato che, entrando su una nave ucraina, anzi sovietica all'epoca era dell'Unione Sovietica, e parlando con due marinai, e non so in che lingua, perché i marinai c'ho difficoltà a pensare che parlassero gaelico o inglese irlandese, non so con che lingua abbiano parlato. Se lo sarebbe mai aspettato che sarebbero state fondate più chiese da quelle persone che lui aveva evangelizzato, che migliaia di persone avrebbero ascoltato il Vangelo e molte di esse avrebbero accettato Gesù e sarebbero state salvate? Allora, se Pavel avesse deciso di fuggire o di congelare i cibi come avevano fatto altre persone, se avesse detto tanto non dipende da me, a Kherson non ci sarebbe pane oggi. Se Walter non fosse stato lì a parlare e a fare il bene, se avesse pensato che lui in fondo era troppo piccolo e anziano e debole per cambiare la storia del mondo, se avesse detto tanto non dipende da me, adesso non ci sarebbero in Ucraina quelle chiese fondate da quei due anonimi marinai, migliaia di persone non avrebbero sentito la parola di Gesù, non l'avrebbero conosciuto. E in un momento come questo, quello della guerra, non avrebbero il conforto di sapere che Dio esiste e che vede e che non ha abbandonato l'Ucraina. Vedete come tutto quanto è concatenato. Allora, vi ricordate uno dei motti della nostra Chiesa, vero? L'amore non è un sentimento, l'amore è un'azione. La ti chiedo, e non mi devi rispondere, devi rispondere a te stesso. Cos'è che non stai facendo e che il Signore ti chiama a fare? Cosa stai rimandando perché non è il momento adatto? Cosa non fai perché pensi di essere troppo piccolo o troppo piccola? Perché tanto non dipende da me. Allora, ricordati la lezione dei 70. I 70 discepoli cosa facevano? Guarivano gli ammalati, resuscitavano i morti, scacciavano i demoni. Ma Gesù gli ricorda che dovevano gioire non per ciò che accadeva, ma perché avevano deciso di servire affinché ciò accadesse. E se non ci fossero stati 70 che decidevano di dire sì Gesù io vado, la potenza di Gesù non sarebbe arrivata, le persone non sarebbero state risuscitate, le persone non sarebbero state salvate, non avrebbero ascoltato l'opera di Dio. Perché non avevano detto tanto non dipende da me, ma avevano detto tutto dipende da colui in cui io credo e che mi chiede di agire e che mi manda. Allora, la nostra è una piccolissima chiesa,
piccolissima. Come molte, come moltissime chiese, seguivo proprio in questo momento, c'è domani si concluderà l'assemblea generale della nostra denominazione, Lucebbi, e moltissime chiese sono proprio in crisi di numeri dopo la pandemia, sono numeri così risicati tanto da chiedersi se valga la pena ancora di chiamarsi chiesa e di avere una sala. E questa è la situazione che è un po' a macchia di leopardo su tutta quanta l'Italia, e non so, e forse anche all'estero. Molti di noi della nostra chiesa vivono ben al di sotto, hanno un reddito ben al di sotto della media nazionale, per non dire al di sotto della fascia di povertà. Ma degli anni fa abbiamo fatto una quantità di cose. Perché siamo stati bravi noi? Perché era la nostra potenza? Vi ricordate i corsi di inglese che hanno portato persone che abbiamo qui in sala? Vi ricordate i soccorsi al palazzo che era stato incendiato qua su a via Cavalieri di Vittorio Veneto? Vi ricordate il concerto per raccogliere i fondi per i terremotati di Amatrice? Siamo stati bravi noi? Era nostra la potenza? Era nostro il metterci a disposizione? Ma abbiamo realmente capito perché lo facciamo? Io mi auguro di sì, io mi auguro di sì. Che parte tutto da chi siamo, che parte tutto da chi siamo, non da ciò che facciamo. Parte tutto da chi siamo e non quello che facciamo. Tutto dipende da colui in cui io credo e che mi chiede di agire. Tutto dipende da quello. Ora la pandemia, la guerra, il senso di incertezza, tutto lotta contro di noi. Tutto lotta contro di noi. Per farci pensare, sentire e dire a ognuno di noi individualmente: non si può, io non posso incidere nelle vite altrui, troppo piccolo, troppo debole, troppo occupato, tanto non dipende da me. Tanto non dipende da me. Mi dai la prossima, Giovanni? Queste sono le parole di un uomo che aveva, su cui dipendeva il mondo, Salomone. Salomone è stato la persona più famosa nel mondo antico. Le persone si spostavano da distante per andare a celebrare, a sentire la saggezza di Salomone. E alla fine della sua vita Salomone scriveva queste parole in Ecclesiaste, Ecclesiaste 11, 4, 5. Chi bada al vento non seminerà. Chi guarda le nuvole non mieterà. Come tu non conosci la via del vento, né come si formino le ossa in seno alla donna incinta, così non conosci l'opera di Dio che fa tutto. Quale seme non hai ancora seminato? Quale testimonianza ancora non hai dato a chi conosci e vive intorno a te? Quale impegno ancora non hai preso? Quale aiuto ancora non hai provveduto? Il Signore ti dice: non guardare il meteo, non guardare il meteo, ma fissa lo sguardo su di me. Mi dai la prossima, Giovanni? Ebrei 12, 1-2. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Ecco perché Gesù in Matteo ci dice che ci darà riposo. Perché la vita impegnata verso di Lui pesa, è pesante, perché ma il peso non è nostro, perché è Lui che lo porta, perché è Lui che guida, perché tutto dipende da Lui e che ci chiede di agire nella Sua potenza, non nella nostra. Mi dà l'ultima slide, Giovanni? Matteo 11, 29, 30. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. In conclusione,
Tutto questo, la storia dei 70, quella di Pavel, quella di Walter, ti chiedono di riflettere su cosa stai facendo, cosa stai facendo. Sul fatto che è vero, non dipende da te, non dipende da te. Ma che Gesù ti dà la potenza affinché le cose accadano e le persone vengano confortate, sfamate, perché il mondo cambi anche in un piccolo, impercettibile modo, ma cambi. E se noi, ognuno di noi, non dice non dipende da me, ma eccomi Signore, usami, allora le cose accadono. Allora le persone vengono sfamate, le chiese vengono fondate, la parola di Cristo raggiunge le folle. Io devo solamente seguire il passo del mio maestro, aggiogato a lui, con lo stesso giogo, o a fianco il mio maestro, è lui che porta il peso, è lui che guida il passo, è lui che dà la direzione. Quello che devo fare è soltanto dirgli eccomi Signore. Al resto pensa tutto lui. Fermiamoci a pregare. Aspetta. Signore, grazie. Grazie di darci un giogo che è leggero perché tu porti il carico, perché tu porti il peso. Se tu mi hai ascoltato, sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Signore, io non voglio dire non dipende da me, io so che dipende anche da me, dipende dalla mia disponibilità di fornire a te le braccia, le gambe, le mani, gli occhi, perché la tua potenza arrivi nel mondo. Signore, io voglio mettere a disposizione quello che sono, la mia testimonianza, la mia vita, affinché tu possa darmi quella potenza che non sarà mai la mia, ma è la tua. Affinché il mondo cambi anche di un piccolo impercettibile minuto, anche di una piccola impercettibile cosa, ma affinché le persone sappiano di te, affinché la tua potenza sia trasferita attraverso di me nel mondo. Tutte queste cose le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.